Salve ragazzi e ben ritornati su questo canale. Sono Salvo e oggi faremo l'analisi del GP del Messico, la gara. Dopo l'analisi delle qualifiche e di tutto il weekend precedente alla gara, una gara bella rispetto a quella dell'anno scorso, che è praticamente l'unico highlights buono, appunto quello di Daniel Ricciardo, il grande sorpasso quando ancora era in McLaren. E poi è stata una gara molto noiosa, con una vittoria di Max Verstappen. Parleremo soprattutto anche del non rispetto verso i piloti da parte del tifo. Si è già visto l'anno scorso con Lewis, che lo hanno fischiato. È successo anche a Charles ieri. Sergio Perez, che era appunto uno dei punti fissi di questo video. Una gara durata 600 metri. Prima di iniziare però lasciate un like se volete. È difficile emergere in questo nuovo mondo su YouTube e quindi mi fareste un gran favore se lo metteste, e se vi piacciono i contenuti iscrivetevi. Dunque vi lascio al video, perché ciao. Per lui quindi triste il Gran Premio di casa, che per lui è andato molto male per un errore di valutazione. Voleva imitare Verstappen sicuramente, che ha fatto una partenza incredibile. A quel punto si è ritrovato con una macchina che è la Red Bull a scattare bene, e quindi andare proprio dietro Leclerc, essere diciamo spinto verso l'esterno da Sainz, e lì doveva fare qualcosa alla Verstappen del 2021, quindi staccare ultimo e andare. Non è Verstappen, non l'ho fatto con la stessa facilità con cui l'ha fatto Verstappen. Si allarga all'esterno, cerca di staccare ultimo, non vede Leclerc e gli va a finire addosso internandosi sulla gomma di Leclerc. Fa un bel volo e atterra davanti agli spalti del suo pubblico. È deluso da una gara che è durata quei 10 secondi che doveva durare. Danni all'ala di Charles, un danno che gli ha levato, se non sbaglio, 5 ai 10 punti di carico. Sappiamo che le macchine di Formula 1 dal 2022 in poi sono delle macchine che sfruttano al massimo l'effetto suolo, e quindi non hanno visto un problema in questo danno. Infatti Leclerc nella prima parte di gara ha fatto dei giri buoni, staccato anche di 8 decimi su Sainz. La Ferrari però ha mantenuto la filosofia dell'unica sosta, ha dovuto mantenere le hard bianche per un bel po' di giri, mentre Verstappen ha fatto un pit stop da 2.4, 2.3 se non sbaglio, entrando per primo così da fare undercut, e si mette a 6 secondi da Charles, che poi ovviamente solo sorpasserà. Hamilton fa l'undercut, prova l'undercut su Sainz, oltre grande partenza di Ricciardo, che tiene a bada Lewis per più o meno pochi giri. Lewis ha fatto un gioco di strategie in tutta la gara, per poi venire sorpassato dopo un giro di cooldown a curva 1. Un sorpasso bellissimo, e ne esce sconfitto Daniel Ricciardo, che passa in quinta posizione. Poi verrà anche sorpassato da Piastri e successivamente anche da Norris, uno dei sorpassi più belli della gara secondo me, se non il migliore, a curva 4-5, entrata insieme in curva 4 per poi uscire in percorrenza meglio Norris, e lo sorpassa lì prima del tornante verso lo Snake. Se ne è visti altri. Uno tra i migliori che possiamo citare è appunto quello di Hamilton, subito dopo la ripartenza su Charles. Rischia tutto andando pure nell'erba, dato che Leclerc ha lasciato poco spazio. Riesce a sorpassarlo quindi in curva 1. Sappiamo che dalla curva 1 poi si esce sui 105-106 km/h, ed Hamilton va un passo impressionante. Si alternava fra 22.3 al 23 medio, e faceva dei giri di push e dei giri di cooldown, che ovviamente poi hanno funzionato, che Charles viene sorpassato. Perché la Mercedes ha avuto un passo così forte, oltre alla gomma media che è più performante della bianca? Ferrari intanto partiva con più basso carico della Mercedes, aveva una grandissima velocità di punta. Leclerc riesce a tenere Hamilton col DRS dietro. Mercedes aveva un grande carico,
ciò vuol dire che nello Snake, ma già abbiamo visto a Suzuka, l'abbiamo visto ad Austin, l'abbiamo visto un po' in tutte le curve di percorrenza, la Ferrari va lento. Più alto carico la Mercedes, si perde un po' nei rettilinei, ma praticamente in tutto il resto della pista ogni giro praticamente riusciva a recuperare un po' di più. Hamilton, dopo 41 giri con la stessa gomma medium, riesce a fare il giro veloce della gara sotto il 22, cosa incredibile. 41 giri, puoi fare anche un giro di cooldown, ma sei riuscito a non stressare le gomme, a fare una cosa, ha fatto una cosa incredibile, secondo me una delle prestazioni più forti, incredibili di questo Gran Premio, anche con Norris, perché attenzione, Norris partiva 18esimo ed è arrivato quinto, se non sbaglio, quinto con una prestazione incredibile, sorpasso all'ultimo giro su Russell, cioè è riuscito a sorpassare 13 macchine. Una gara veramente molto molto buona per Norris. Oscar Piastri, che si è, diciamo, rallentato con quel duello con Tsunoda. Prima si toccò in curva 2 e il giro seguente si toccò in curva 1 con Tsunoda, che era troppo ottimista sull'esterno, e va fuori, e si gira, va in testa coda e rientra in 16esima posizione. Alonso si ritira. Delusione totale della Aston Martin dall'inizio di questo Gran Premio, anche l'altro, lo scorso Gran Premio. La Aston Martin è una delusione da ormai diversi Gran Premi, ma questo è l'apoteosi della delusione. Non sono riusciti a performare in gara, con Alonso che nella partenza si fa passare dal compagno Stroll. Alonso poi si ritirerà, e si ritirerà per un contatto con Bottas anche Stroll, quindi una gara vergognosa. Ovviamente non l'ho citato, ma Verstappen raggiunge Prost, 51 vittorie nella sua carriera, e Max, incredibile, stampava tempi uno sull'altro, 22-3, 22-1, 22-3, e non saliva, riusciva, è riuscito a fare dell'incredibile. Max è un pilota assurdo, con una macchina incredibile, ma sappiamo che è merito suo, che se Perez ha fatto quello che ha fatto in questa stagione, dovremmo vedere un po' se è veramente solo la macchina o è anche Verstappen. Inoltre, una grande Ferrari nei pit stop. Abbiamo visto il pit stop di Charles, durato 2.4 con aggiustamento del carico dell'ala. Grande, grandissimo pit stop per Ferrari. L'incidente, diciamo, chiave della gara è stato appunto quello di Magnussen, che una rottura della sospensione all'anteriore destro, che non girava più, e dunque si è andato a sbattere a muro nella seconda curva dello Snake. Prima fumo dalla parte della pancia destra, successivamente fiamme nei freni posteriori, quindi al 33esimo giro si blocca la gara, bandiera rossa, e cambiano le barriere, levano la macchina. Ferrari parte con le hard usate, l'abbiamo già detto, e Lewis stampa dei buoni giri e riesce ad arrivare secondo. Per quanto riguarda il mercato, a fine gara abbiamo visto Christian Horner parlare bene di Daniel Ricciardo, che dice che è ritornato quello di prima. Abbiamo visto il vecchio Danny, dice lui. Potremmo pensare qualcosa dopo il ritiro di Perez, che dice, che cita Senna addirittura, dicendo: quando c'è un gap lo devo andare a prendere, se no non sarei qui. Ma non è Senna, Perez non è Senna, e dice che c'era spazio, ma lo spazio non c'era, non so dove ha visto questo gap. Un pilota che non ha pazienza nel sorpasso, penso sia questa la cosa peggiore del comportamento da pilota di Perez. Ok, è successo questo incidente in curva 1, ma è successo a Suzuka con la Haas, se non sbaglio, di Magnussen. È successo a Singapore con la Williams, con Yuki Tsunoda. Non si può continuare così. È successo l'anno scorso a Monaco, che apposta però ha fatto di girarsi dopo la curva di Mirabeau. Quindi non si può continuare così. Secondo me non è ancora maturo al 100% per stare in Red Bull. Inoltre Haas già sta pensando a Berman come pilota,
in futuro, in AS, che ricordiamo è riuscito a fare il 15° posto in prove libere 1. È un pilota secondo me completo. Io ho seguito diverse gare di Formula 2. Berman mi è sempre piaciuto come pilota, anche Vesti, e io penso sia proprio adatto per rientrare in una scuderia di Formula 1. Inoltre Albon, che era partito molto bene nelle prove libere, fa meno nelle qualifiche, ma riesce ad ottenere 2 punti, arrivando 9° e sopra Ocon, sotto Piastri. È un gran pilota Albon, meriterebbe di più, perché la Williams secondo me non lo sfrutta abbastanza. Mi ricordo Belgio, quando era in Red Bull, mi ricordo in Toro Rosso. Albon non è un pilota secondo me che dovrebbe rimanere in Williams, è un pilota che va usato bene, ma sfruttate le sue potenzialità, perché è un pilota secondo me molto molto forte. Questo era quello che dovevo dire, e spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, perché fa tanto per la continuazione di creazione di altri video, e ci sto molto a fare, mi impegno a fare questi video, e dunque se vi è piaciuto lasciate un like, e quindi questo, alla prossima.